chiamiamolo come vogliamo, sul cosiddetto lavoro atipico, lavoro flessibile nella pubblica amministrazione. Siccome, come ben sapete, c'era stata una polemica nelle scorse settimane su chi individuava in una quantità molto rilevante, circa 400.000, i cosiddetti precari nella pubblica amministrazione e temeva per questi precari la perdita del posto di lavoro in ragione delle iniziative legislative, tra l'altro non ancora perfezionate, portate avanti dal sottoscritto, e siccome i numeri ballavano, i numeri sull'entità del fenomeno, cioè quanti sono i lavoratori atipici nella pubblica amministrazione o atipici o flessibili o precari, chiamiamoli come vogliamo, nella pubblica amministrazione, e siccome il monitoraggio che io avevo previsto nel disegno di legge collegato alla finanziaria di luglio, quel collegato prevedeva un censimento da cominciare ad effettuarsi dal mese di gennaio, siccome quel provvedimento di legge è ancora tra Camera e Senato, attualmente è al Senato, in fase di approvazione, il rischio è che una volta portato a termine quel provvedimento non ci fosse più i tempi per fare il monitoraggio, che doveva essere ovviamente previo alla conclusione dell'iter legislativo e comunque doveva consentire di individuare il fenomeno. Voi la storia la sapete tutta perché ormai ve l'ho raccontata 77 volte, comunque è ricapitolata ancora nelle cartelline, quindi la storia non ve la riracconto più. Vi dico solo che sulla base delle polemiche o delle preoccupazioni, lasciamo perdere le polemiche, delle preoccupazioni che da parte sindacale erano state rappresentate e che portavano poi tanto più grave il fenomeno, tanto più necessita la stabilizzazione, la moratoria dei contratti di queste persone. Allora io ho avviato, einaudianamente parlando, un monitoraggio del fenomeno. Siccome nessuno sa l'entità del fenomeno, ma soprattutto nessuno sa a grana fine l'entità del fenomeno, cioè chi sono, quanti sono, come sono stati assunti, da quanto tempo, per fare che cosa, quanti ne sono già stati, tra virgolette, regolarizzati sulla base delle attuali leggi, e ho detto facciamo questo benedetto monitoraggio. Gli ultimi dati sono quelli del 2007, disponibili, quelli della ragioneria, e comunque sono dati globali, per cui se uno ha fatto 4 volte 3 mesi, è contabilizzato 4 volte. E comunque sono del 2007, vale a dire 2000 anni fa rispetto anche alla congiuntura economica. Ricordo che nel 2007 eravamo nel pieno del boom economico con il governo Prodi. Ora abbiamo lanciato circa 10.000, poi avete tutti i numeri nella cartellina, abbiamo inviato circa 10.000 lettere a mia firma. Con allegati 10.000 questionari che voi avete a disposizione, a tutti gli enti pubblici che in qualche maniera ricadono nella mia competenza ristretta o allargata, chiedendo risposte nel più breve tempo possibile. I numeri che vi do adesso sono relativi praticamente a 4 giorni lavorativi di tempo per avere le risposte. Allora, il dato complessivo delle risposte può essere valutato come positivo. Abbiamo ricevuto le risposte da oltre 1.000 amministrazioni in 4 giorni lavorativi. 934 di queste 1.000 risposte sono già state elaborate, perché l'elaborazione è stata fatta ieri sera, ovviamente, per essere pronti con le cartelline, ma da ieri sera ad oggi ne sono arrivate altre 60-70, quindi risposte 1.000, elaborate 934, facciamo finta che siano 1.000. Altri 1.500 questionari sono stati aperti dalle amministrazioni riceventi, ci è stato detto li stiamo compilando, ve li stiamo mandando. Quindi verosimilmente la prossima settimana arriveremo
e se avrete la pazienza di ritornare, la prossima settimana ci sarà un'altra conferenza stampa, arriveremo a 3.000 amministrazioni. Cosa sta succedendo? Quello che cominciamo a vedere. Uno, i comuni o le amministrazioni medio-grandi ovviamente hanno più difficoltà, questa è la palice, delle amministrazioni medio-piccole. Pensate a un ASL che abbia più ospedali, deve fare il censimento ospedale per ospedale. Immaginate un'amministrazione di un grande comune, deve fare il censimento rispetto a tutti i dipartimenti, a tutti i settori, a tutte le sedi decentrate, eccetera, eccetera. Quindi le amministrazioni medio-grandi sono quelle che hanno più difficoltà a rispondere. Il questionario non è semplicissimo, ma d'altra parte, per avere, risposte precise dovevamo individuare tutte le tipologie. Una cosa positiva che ci è arrivata è che circa 700 sono state le richieste di assistenza per la compilazione. Cioè, 700 amministrazioni ci hanno detto dateci una mano a rispondere, cosa che stiamo facendo perché abbiamo messo in piedi un'intera task force del Formez per fare questo. Poi vi dico una cosa rispetto a questo. Quello che appare dalle prime risposte, che però attenzione, non sono un campione, perché sono semplicemente le prime risposte arrivate, quindi sono le risposte probabilmente delle amministrazioni più piccole, delle situazioni più semplici, dei problemi più limitati, però quando tu hai, cominci ad avere 1.000 risposte, la significatività c'è comunque, ancorché non rappresentativa. È che ad oggi noi ci troviamo di fronte a un fenomeno all'apparenza, ripeto, con tutte le mani avanti, circoscritto. Circoscritto nei numeri, adesso ve li dico, e se è circoscritto nei numeri appare anche più facilmente risolvibile. A meno che non ci sia reticenza da parte di amministrazioni che abbiano fatto porcherie megagalattiche e che quindi non ci risponderanno mai, ma non ci credo, non voglio crederci, non ci posso credere. A parte questa, però, come dire, mi riservo di verificare, poi vi dico anche quello che faremo. Si evidenzia che in molti casi, come questo del lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni o dei precari nelle pubbliche amministrazioni, sia un problema di organizzazione interna dei singoli enti, più che un problema legislativo o di risorse. Cioè, è un problema di come fare i concorsi, come costruire un percorso di regolarizzazione, piuttosto che un problema ci vuole una legge o è un problema ci vogliono le piante organiche, ci vogliono le risorse e così via. È un problema organizzativo.